Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Rail Valley Overhauled perché è stato potenziato, diciamo, questo gioco è stato pesantemente rivisto esattamente il 21 di maggio. Che cos'è questo gioco? Beh, lo iniziamo subito seguendo questo tutorial. Il tutorial l'ho voluto fare perché è interessante e soprattutto andiamo a vedere le prime fasi di gioco che sono davvero molto interessanti. Non è un gioco per tutti, ma non è neanche un gioco per pochi, devo dire la verità, perché è un gioco dove guideremo delle locomotive, personalmente, con 1.000 indicatori, 1.000 leve, realistico. Ma, diciamo, siete adatti a questo gioco? Può piacervi? Allora, se vi piacciono i treni, può piacervi tantissimo. Ma anche se non siete veri appassionati di treni come me, se vi piacciono indicatori, gauges come si definiscono, piuttosto che tirare leve, guidare un po', smanettare nelle varie cose, ecco, questo può fare sicuramente per voi. Se poi siete appassionati di entrambe le cose, ottimo. Se in più avete anche il VR, bingo, perché io adesso lo sto giocando nella modalità non VR, ma in VR è veramente qualcosa di eccezionale. Quando l'ho provato, veramente meraviglioso. L'ho fatto in versione normale in modo da farvi vedere come funziona per la maggior parte degli utenti. Allora, in questo caso ci fa vedere una funzione che c'è col VR ed è quasi fondamentale. Tenendo premuto F possiamo teletrasportarci in un punto, quindi camminare pian piano e arrivare fino alla stazione. Qua un po' distrutta, un po' demolita. Insomma, ora si entra nell'ufficio e qua ci spiegheranno tutti i fondamenti fino ad arrivare a guadagnarci la nostra prima licenza. Quello che ci spiega è che prendendo in mano questa radio la possiamo poi appoggiare, possiamo andare a prendere il manuale che ci ha appoggiato lì in cima e col tasto del mouse, la rotellina, possiamo ruotare e vedere come funziona. In sintesi ve lo spiego io e poi lo andremo a fare. Praticamente ci dice che dobbiamo accendere tre fusibili, diciamo, e tre levette, girare l'iniezione, quindi accendere il motore, impostare quella levetta lì che vedete evidenziata di rosso, perché quella è sulla posizione più in alto e avanti, in mezzo è neutrale, la folle, e quella più in basso è la retromarcia del treno. Andando avanti, sono andato avanti di 2 pagine, vedete i freni li possiamo tirare in due tipi di modi. In pratica, cioè sono due freni, all'inizio ce n'è uno solo. E dobbiamo fare attenzione rilasciando i freni che salga quell'indicatore, appunto col pallino rosso, che è la pressione, perché sono freni ad aria. Dopodiché andremo a attivare l'acceleratore con quella leva e niente, andremo poi a attivare quel freno lì. Il freno indipendente. Premiamo il tasto tab, così mettiamo nell'inventario, recuperiamo nuovamente la radio, la mettiamo anch'essa con il tasto tab in inventario e andiamo a prendere, vabbè, vedete che premendo il tab vado ad aprire tutto l'elenco dei miei oggetti, vedete sotto, poi li vado a rimettere via. Ora siamo pronti per guidare il treno, quindi in pratica ora andiamo, possiamo saltare premendo il tasto spazio. Vabbè, intanto saltiamo qui, vedete che si può entrare, F per entrare, poi in realtà si può uscire normalmente, è una semplificazione introdotta appunto per la presenza del VR. Col tasto destro andiamo a zoomare, vedete che qua potete andare a cliccare tutto, premendo e tirando. Qua abbiamo anche la possibilità di vedere, appunto, adesso vedete, andiamo a tirare queste levette qui. Ok, e a questo punto la luce del fusibile del motore dovrebbe essere accesa. Se io adesso la tiro giù, si spegne. Quindi la facciamo. Vedete che poi abbiamo anche altre cose, le luci della cabina, possiamo ruotare. Vedete che si accendono tutti i quadranti, le headlights, e si accendono le luci davanti, però al momento di giorno le spengo. E poi abbiamo la ventola per il raffreddamento, abbiamo lo spegnimento di emergenza del motore, abbiamo qua se le ruote slittano e qua abbiamo la sabbia che è una risorsa che poi dovremo andare a riempire per evitare che appunto il treno slitti. Qua abbiamo la velocità, qua abbiamo appunto la resistenza dei freni in bar, cioè la pressione dei freni, qua abbiamo appunto l'aria, la pressione dell'aria, e qua abbiamo la temperatura,
E questo invece è proprio la velocità, allora questo in realtà non ho ben capito cosa serve. Comunque andiamo ad accenderlo. Ok, il motore ora è acceso. Settiamo, dice di parcheggiare la locomotiva fuori dopo lo switch, quindi quell'indicatore là in fondo. Ok, cosa facciamo? Andiamo a impostare avanti. Dovremmo rilasciare i freni. Quindi credo sia giusta così. No, vediamo un attimo, che non ho ancora esattamente ben capito qual è la posizione esatta dei freni. Comunque, ok, questa è giusta, questa è disattivata perché vedete che sta pompando adesso aria e andremo poi ad attivarlo prossimamente. Ora andiamo ad accelerare. Immaginate, io quando l'ho giocato in VR, veramente eccezionale perché mi sono messo proprio in piedi, mani dietro la schiena, perché mi guardavo. E qua all'esterno la locomotiva andare avanti. Ok, andiamo dai. Ok, non ho rilasciato bene i freni, ma sta frenando però, c'è qualcosa che sta frenando, dire la verità. Vabbè, intanto ci muoviamo così. Cercheremo di capire esattamente come funziona perché dobbiamo superare lo switch perché poi dovremo attivarlo. Dobbiamo fare anche attenzione a non schiantarci addosso lì. Quindi iniziamo già a mettere velocità al minimo. Anzi, magari un'acceleratina gliela diamo ancora. Inoltre è andato a sbattere e il motore mi si continuava a spegnere. Quindi, dai. Sono anche i freni attivi, quindi adesso dobbiamo fare molto molto attenzione. Abbiamo solo la locomotiva, quindi direi che a questo punto, boh, non lo so, i freni non li ho ancora capiti e non li capirò probabilmente mai. Vabbè, insomma, adesso dovremmo essere oltre. Infatti prendiamo la radio è molto utile perché ci consente di cambiare gli switch. Vedete che in modalità switch, cliccando, puntando, andiamo a cambiare lo switch. Quindi in questo caso dobbiamo tornare dentro, quindi invertiamo la marcia e andiamo ad accelerare. Poi c'è uno di voi che mi ha appunto fatto conoscere questo gioco, lo ringrazio e desidero ringraziare tantissimo anche Ivan che me lo ha regalato. È stato veramente un bel pensiero, gentile, perché questo gioco mi piace veramente tanto. Allora, io freno, ci provo, ma anche se in realtà non lo so. Non ho ben capito il funzionamento dei freni. Comunque, ora dobbiamo frenare immediatamente e prendere la radio, perché vedete che questo è un po' deragliato, questo treno ci spiega un pochino come rimetterlo a posto. Con lo scrolling possiamo attivare la modalità re-rail, quindi riportare in posizione un treno. Puntando il binario e lo mettiamo in posizione. Ora è messo perfettamente allineato. Ora dobbiamo recuperare un manuale che io ovviamente ho già guardato, però lo andiamo a prendere e praticamente questo manuale qui ci spiega come funziona l'aggancio del treno, oltre che allo sgancio e le basi dei freni in pratica. E praticamente dice il treno funziona attraverso aria compressa, questa pressione è generata dalla locomotiva ed è condivisa da tutti i vagoni collegati. La pressione necessaria per rilasciare i freni, senza questo loro restano applicati. Più lungo il treno, più a lungo ci mette a ripressurizzare, quindi usa con attenzione i freni. I freni sono completamente rilasciati solo quando l'indicatore dei pipe raggiunge il massimo valore. Ah, ok. E poi vabbè, la spiegazione va avanti col deragliamento, le
il surriscaldamento, lo slittamento delle ruote, i danni, i segni, molto interessante. Ora dobbiamo completare quindi l'aggancio della cosa qui, quindi possiamo abbassarci e andare a prendere questo che andiamo a agganciare al treno, tac, e poi stringerlo. Ok, poi connettere questo cavo con l'altro e impostargli, come dice il manuale, la freccia, che non so esattamente cosa serve. Poi se c'è qualcuno ok, che è appassionato di treni o ci li guida davvero e può spiegarmi, volentieri sono ringrazio in anticipo. Abbiamo la nostra licenza, la inseriamo nella validazione dei lavori e abbiamo ottenuto il nostro certificato che ci garantisce accesso alla rete di Rail Valley. No, possiamo prendere fino a, diciamo, treni lunghi 5 vagoni, ma nuove licenze potranno essere sbloccate nella carriera andando avanti. Non devi avere questa licenza con te, puoi viaggiare e puoi metterla via tranquillamente. Ok, questo che cos'è? Congratulazioni, questa licenza ti garantisce di guidare tutte le locomotive a diesel elettriche a due assi. Sono dispiegabili, diciamo, fino a 400 tonnellate, usale responsabilmente, e abbiamo un'assicurazione di 3.000 dollari che ci consente di assicurarlo in caso di rottura. Non devi trasportare questa, puoi metterla via tranquillamente. Ok, ci viene data anche una chiave, questa chiave è fondamentale perché apre il nostro armadietto personale che poi ci dà diritto alla mappa. Ci dà diritto a questo menu, accessibile anche dal menu ISK, che praticamente ci spiega le basi, come trovare i lavori, accertare i lavori, i tipi di lavori, trasporto tra stazioni, operazioni logistiche di spostare vagoni, agganciare vagoni, insomma, e così via. Si può caricare e scaricare il carico, tasse da pagare, assicurazioni. E si può fare manutenzione perché poi ci saranno anche i vagoni che permetteranno, cioè i treni che permetteranno di caricare il carbone, quindi a vapore, e quindi dovremo rifornirli di acqua, di carbone, insomma. E quindi dovremo andare in stazioni e andare a prendere, appunto, comprare carbone. Le cose che perdi sono lost and found, possiamo storare, diciamo, le cose che abbiamo in più e che non ci stanno nel nostro inventario. Possiamo acquistare oggetti nel negozio degli aggiornamenti, insomma, di roba da fare ce n'è. E ultimo, ma non ultimo, la schematica delle stazioni, cioè come muoverci nei vari scambi delle varie stazioni. Ci vengono date tutte le stazioni presenti in gioco e ci viene spiegato come funziona. E ora prendiamo anche i soldi li mettiamo via. Premendo ESC si apre questo menu che ci consente di accedere appunto alle guide. In questo caso premiamo sul portafoglio e vedete che abbiamo 2000. Anche attraverso il menu possiamo aprire la mappa e tenendo premuto il tasto alto possiamo andare a cliccare sulle varie posizioni e viaggiare. Ovviamente viaggiare ha un costo, possiamo viaggiare solo noi o con la locomotiva, ma ci spendiamo parecchie centinaia o anche migliaia di dollari. Ora siamo liberi, possiamo partire finalmente verso lidi lontani. E niente, questo è l'inizio del gioco, davvero molto molto figo. Quello che abbiamo fatto ora è spostare questo. Allora, siamo arrivati da là perché abbiamo tolto questo, quindi dovremmo tecnicamente andare a intervenire su questo. Quindi prendiamo il nostro. Mannaggia, dov'è che è? Com radio, vado su switch e switcho. Così tecnicamente dovremmo poter lasciare la stazione. Quindi a questo punto devo ancora capire esattamente come funzioni il treno, però vabbè. Il treno l'ho dimenticato tra l'altro anche acceso, quindi con il brake pipe, io adesso cosa faccio? Provo a fare così. Ok, lo sta caricando, quindi dovremmo essere sganciati. Va bene. Va bene, allora, marcia avanti, siamo pronti. Questo è il freno indipendente, insomma. Vabbè. Ok, iniziamo ad andare. Via. Abbiamo agganciato un vagone, quindi stiamo vagando con un vagone. E dovremo arrivare adesso a un'altra stazione. Quindi dovremo
andare a prendere la nostra mappa e vedrete che stiamo viaggiando verso la Steel Mill. La mappa è veramente enorme, ho viaggiato anche per un bel momento in VR. Stiamo andando un po' troppo veloci, però secondo me. Poi, come dice il nome del gioco di Rail Valley, è prevista anche il deragliamento del treno, quindi bisogna fare molto molta attenzione a non far cavolate. Tipo qua, io adesso vedo che è tutto erba, ma non dovrebbero esserci problemi. Ha cambiato veramente tutto con l'ultimo aggiornamento, io l'ho provato un mesetto fa, quando me l'ha regalato Ivan, che ringrazio ancora. E ora dovremmo essere bravi a prendere, diciamo, la direzione giusta, in base anche a spostando i cose. Al momento ce ne stiamo abbastanza fregando, quindi dovremmo diminuire, perché stiamo andando non a tanto, però stiamo arrivando in una stazione. Questa stazione è una stazione ufficio, check out, i lavori, ok, che ci offrono, quindi andiamo avanti e poi scendiamo dal treno, andiamo a vedere che cosa ha da offrire questo posto. Ripeto, se avete il VR potete usare entrambe le mani e cliccare, ed è veramente un'altra esperienza, anche se così non è male, lo trovo, non è eccessivamente legnoso, devo dire, quindi sono soddisfatto. Adesso io tiro le leve dei freni. Ok, e sta andando, ok, ha frenato, si sente. Ok, rimetto in posizione i freni e ricomincio a caricare, ok, la bagpipe. Vabbè, dai, lo spengo proprio così brutalmente, anche se in realtà avrei dovuto usare un'altra, usare da questa parte. Comunque, andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è qui. C'è una stazione, c'è un ufficio, station office, dove possiamo andare a prendere dei lavori. Questi sono teoricamente i lavori, ci dice siamo qui, siamo dove? Esc, mappa, siamo alla Steel Mill, non siamo neanche alla farm, quindi vabbè. Allora, vediamo un attimo. Sì, qua è proprio studiato per essere usato col VR, ma in realtà... Allora... Steel Mill, praticamente dice da Steel Mill Machine Factory in Town 12 minuti, dobbiamo portare un tot, ci danno un tot di soldi, non mi interessa, vediamo un po'. Da Steel Mill a Pharma, non esiste qualcosa? Ok, da Steel Mill a Pharma dobbiamo portare queste cose, ma no, ci chiede la licenza long che non abbiamo. Perché ci chiede, no, questo lascialo lì, perché vedete che noi possiamo portare fino a 5 vagoni, quindi non va bene. Long, questo possiamo accettarlo. Da Steel Mill a Goods Factory in Town, che sarebbe, scusate, eh. Allora, siamo a Steel Mill Good Factory in Town, è in Culandia, cioè bisogna praticamente tornare indietro oppure andare avanti in fondo e girare su nei vari scambi e arrivare lì. Vabbè, in pratica, accettando questa, 31 minuti, valore del treno $250,000, la massa fino a 400 tonnellate lo possiamo portare, la lunghezza 90 metri, ci pagherà $10,306. E per accettarlo dobbiamo andare in qua, lo validiamo, ci viene dato questo, che ci spiega il lavoro che dobbiamo fare. E poi quello che si fa ora è andare fuori e agganciare il treno e iniziare a portarlo. Una volta che saremo arrivati a destinazione, quando avremo compiuto, andremo nuovamente qua e ci verranno erogati i soldi possibili. Qua vedete che abbiamo le altre cose da poter acquistare, come lunghezza dei treni maggiori che possiamo portare, insomma, eccetera. Qua non c'è niente, puramente decorativo. Diamo un'occhiata anche al piano di sopra, ma non credo ci sia molto da vedere. Infatti è una stazione così puramente decorativa.
Mi scusi, glielo lascio lì così, ho toccato dove non dovevo. Va bene, possiamo dare un'occhiata ancora sotto a vedere se c'è qualcosa da acquistare, perché ovviamente bisogna prendere in mano il portafoglio, Lost and Found e quali oggetti in più. Bisogna prendere in mano i soldi e acquistare. Ci sono delle macchine, dei dispenser che ci consentono di acquistare le merci. Quindi qua stiamo andando a gasolio, a diesel, quindi dovremmo acquistare il gasolio qualora ne avessimo bisogno. Ma ora credo che non ce ne sia bisogno. Si trasporteranno tante cose, si trasporteranno auto, tubi, materiali. Quindi insomma, ora dobbiamo andare a capire, seguendo la guida che ci è stata data per questo lavoro, quali vagoni andare a caricare con la nostra locomotiva. Siete dato un'occhiatina in giro, ma ci siamo praticamente. Ci siamo praticamente persi. Adesso, eccolo lì, no, il mio treno di merda è lì. Ok, che tra l'altro poi è anche un bel casino qua perché. No, ok, il treno è libero, però sarebbe da capire qual è il lavoro che dobbiamo fare. Quindi, niente, bisogna prendere in mano il lavoro accettato e andare a vedere che cosa abbiamo fatto. Allora, bene, ragazzi, allora, come primo gameplay direi che può bastare. È molto interessante, soprattutto calcolando che ci sono altre locomotive. Io spero che nell'aggiornamento nuovo non abbiano tolto quelle a carbone, perché era veramente figo perché si prendeva proprio il carbone con la pala, si buttava nella fornace per appunto mantenere il fuoco, scaldare l'acqua, produrre vapore e muoversi. Ora quello che bisogna fare è andare a accendere e ripartire. Adesso posso andare anche qua a dare un'occhiata, ma è praticamente vuoto. Con questo tasto con la F appunto ci possiamo muovere rapidamente. Se non volete camminare, puntate lontano ed è un tipo di movimento che si usa tanto sul VR per evitare il motion sickness. Qua c'è un'altra cosa per poterci agganciare qualcosa, ma io intanto lo tengo lì. Anche qua possiamo agganciarci dei vagoni anche al contrario, quindi guidarla al contrario in pratica, dove la marcia è indietro, la marcia è avanti, insomma, perché i treni funzionano anche così. Ho lasciato acceso anche le luci. Ok, e questa invece è la ventola, qualora accelerassimo, la temperatura salirebbe e a 100, da 105 a 120 si va in surriscaldamento, il motore si spegne. In questo caso accendiamo la ventola, la risolviamo un pochino però insomma. Qua non so se si possa appendere la mappa, non ne ho idea, posso provare. No, non questa. Hanno cambiato completamente anche il menu, l'inventario, perché era completamente diverso. No, comunque no, mi pare che non si possa applicare qui. Quindi un momento niente. Aspetto anche feedback da chi magari lo ha giocato più di me, che ci ha passato le notti, perché sembra essere veramente un gioco molto molto figo. Non ha granché come interazione all'esterno, come manutenzione, però sembra essere davvero davvero molto promettente. Questo era The Rail Valley. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Come al solito, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!